Bella youtuber, sono MajorThreat00 e in questo video inauguro una sorta di rubrica nuova che poi non la è. Ho creato semplicemente una playlist del cazzo di nome riflessioni, perché siamo arrivati all'estate, che è il periodo dell'anno che più io detesto. Odio la gente felice, tutta colorata, che sguazza tranquilla nelle fottute spiagge. Sono io, è il mio carattere, sono sempre stato così, quindi entro nel periodo più riflessivo. E quindi è un po' una necessità che ho in questo periodo, perché è il periodo in cui mi vengono più fuori le idee. Tolto questo, ci ho avuto due o tre problemi col canale. Se qualcuno può darmi un consiglio nei commenti, gliene sarei veramente grato. Più che altro perché quando ho aperto il canale di YouTube qualche giorno fa, mi è stato chiesto di collegare a Google Più. Io l'ho fatto, ho detto: ma sì, tanto Sara, fai avanti. Tanto io Google Più non lo uso, uso solo Facebook come specchio per le cazzate, la musica e film e basta. Quindi ho detto: sarà una cazzata, lo faccio, boh. Ma ho collegato il canale YouTube all'affare di Google Più, un casino. Adesso ho scoperto che si può togliere, ho scollegato YouTube da Google Più, però ormai me l'ha intanato. In pratica nei video non si vede più il bannerino qua in fondo a destra, non c'è più il nome, è MajorThreat00 del canale, non è più l'angolo della core punk, non capisco come cambiarlo. Quindi se qualcuno mi può dare una mano, ben venga. Terminata l'introduzione, parto col mio video senza tagli, discorsivo a vuoto, inutile. Vorrei parlare di chiusure mentali, nonostante sia un argomento ampissimo, per quanto riguarda la mia persona. Cioè, come ho detto, è un periodo un po' così, non è una cosa passeggera, proprio. Diciamo che, come ho detto nel mio video precedente, ho il sacco praticamente quasi pieno e quindi ho bisogno realmente di parlare con qualcuno per mettere sul tavolo e cercare di capire più o meno se sto dicendo cagate o meno, se i pilastri che io ho sempre stuccato e che sorreggono la mia vita sostanzialmente sono incrinati, oppure la gente che vuole incrinarmeli a tutti i costi. Le chiusure mentali poi è un discorso anche ampissimo, perché comunque io lo vorrei affrontare, ripeto, per quanto riguarda la mia persona e per quanto concerne anche il rapporto con i cari, no? Quindi i genitori ed altro. Avendo io comunque un certo tipo di. Perché tutti tante volte mi dicono: tu fai tante. Delle volte fai la spocchia sulla musica e sul. Soprattutto sulla musica. Cioè, fai la spocchia sulla musica. Perché io adoro tutta la musica oltre all'hardcore. E mi sta veramente sul cazzo quando viene massacrata o viene spacciata per intelligente e furba della musica che è oggettivamente di merda. Io piglio la musica perché è il mio argomento, diciamo, però poi musica oggettivamente brutta e vuota, cioè non è che se Vasco fa i dischi di merda e la gente li ascolta e li compra è perché sono mossi da una determinata manovra pubblicitaria, o perché il tuo cosiddetto gusto soggettivo in fatto di musica non è così alto come pensi, il tuo cervello è tarato per arrivare fino a Vasco, no? Se ne parla tanto ultimamente su YouTube di queste cose. E non è, il problema non è della persona stessa. Io sono arrivato alla maturità con 3 di matematica, conto con le dita, e non me ne vergogno a dirlo. Però, essendo che la musica, assieme al cinema, probabilmente è una delle arti più popolari, tutti sono convinti di essere. Non di capirci, ma sono tutti convinti di essere degli esperti. Non sono un esperto io, ad esempio, perché non posso dirmi un esperto del glam. Io so che David Bowie, Mark Bolan, T-Rex, determinate scelte di determinati artisti sono molto più intelligenti e arditi dei Guns N' Roses, che hanno semplicemente non hanno inventato né un cazzo, quindi non si può paragonare Guns N' Roses con David Bowie, no? Come non si può paragonare Vasco con i Velvet Underground, mentre per la gente tante volte per me Vasco è meglio, per me Fabri Fibra è meglio. E quindi tolti gli incazzamenti che danno queste cose, è proprio una cosa oggettiva. E dove voglio arrivare? Che mi sono trovato anche a discutere con i miei genitori in merito a determinate cose poi, perché quando uno raggiunge un certo tipo, è normale che uno si debba parlare, cosa ci dicono sempre? I genitori sono le prime persone con le quali bisogna parlare, confidarsi, aprirsi. Il problema è che su determinati punti e su determinate scelte interne che ho io, i disagi che sento io, ma che sono ampi, cioè intrinsechi, il fatto che i genitori a un certo punto riconducano il tutto a vabbè, ma tanto quando avevo la tua età anch'io le avevo, secondo me è una cosa sbagliatissima, perché io ora come ora internamente mi sento veramente come Ian Curtis, perché comunque non mi va di mettere sul piatto. Io adesso non voglio fare il paziente e voi lo psicologo, guai. Però, secondo me, tante volte i problemi di un adolescente, le balle, di una persona giovane come me, ma non più nell'adolescenza, che entra, che inizia a essere davvero adulto, ha problemi ben più ampi e portati da un certo tipo di cultura e intelligenza diverse, ma io non voglio dire di essere più intelligente degli altri, voglio dire, ho avuto questo scherzo con mia madre per il fatto dell'intelligenza, ma io non ho detto
io non, quando si dice una persona non sei intelligente, non significa che non, non significa che non arrivi alle cose, semplicemente che il tuo livello non vuol dire, non è un'offesa, non è che il tuo quoziente intellettivo è meno di zero e basta, vuol dire che non hai la voglia di arrivare a certe cose, essendo sempre rimasto chiuso nel tuo 30 centimetri di prato, no? Un po' come i miei genitori, che comunque sono operai, non si sono mai mossi da qua, e comunque tutto si riconduce alla fine, a comunque alla salute, e quella prima cosa, e poi ad arrivare a fine mese, mentre invece per me la salute è chiaro, ma i soldi non esistono, cioè per me c'è proprio altro, e i problemi, cioè per me sono più importanti dei soldi, anche perché ho la borsa del lavoro nel letto, ad esempio, per me. E quindi il fatto che tutti i discorsi che comunque poi si debbano fare con chi ha più esperienza di te, soprattutto coi genitori, o comunque con quei genitori che non sono mai andati oltre il loro naso, ma non per offesa, nel senso che non sono mai esposti, mai politicamente, mai musicalmente, sono sempre rimasti inquadrati in un certo tipo di sistema, come mio padre che fa l'operaio da 30 anni e ha sempre fatto solo delle gran gomme alla Michelin. Non è ignorante, ma è chiaramente non ha rimosso quei paraocchi che gli sono stati imposti da quando era giovane a quando era a oggi, che ha 50 anni e ha 3 anni dalla pensione. E quindi il fatto che per lui l'evasione sia andare al mare, per me non lo è, io voglio dire, è proprio una cosa diversa. Io forse perché avendo scoperto talmente tante cose e non essendo intelligente, perché io non dico sono più intelligente di uno o più cultura dell'altro, ma essendo che ho in questi anni drizzato le antenne su un casino di cose, tendo a preoccuparmi, ed essendo un gran bravo comunista, e vaffanculo così almeno, non l'ho mai detto apertamente, adesso lo dico così ci mettiamo il cuore in pace, tendo a preoccuparmi molto di più degli altri che non di me, e tendo a aprire molto più l'occhio su quello che succede nel mondo e su come ci stiamo facendo mangiare dagli altri. E questo è il problema delle chiusure mentali. Io non dico che la chiusura mentale sia una determinata cosa, è facile, no, parlare, tanto sono la religione, la chiusura mentale sul sesso e sulle parolacce. Mi piacerebbe poi intavolare anche un discorso sulle chiusure mentali della Chiesa, il fatto che mi abbiano battezzato quando ancora diceva bene, no, Monicelli in Amici Miei, col Melandri. Che cazzo, io non ho ancora l'età della ragione, sono neonato, ma che cazzo mi battezzi? Ma che cazzo ne so, io non so neanche come diavolo non so neanche contare con le dita. E quindi questo è già l'enorme paradosso, il primo paradosso per me, questo è stato. E poi tutto il resto, però vorrei viscerare più a fondo il problema per il fatto di rapportarsi con gli altri per quanto riguarda le chiusure mentali, sul fatto che quanto le persone si reputino aperte mentalmente su tante cose, poi facciano in 30 secondi, via, ti volano subito i discorsi, riducendo il tutto alla salute e ai soldi. Soprattutto questo è relativo ai genitori, perché è una cosa che a me è successa da poco, ripeto. E quindi, essendo in un periodo un po' particolare, tendo a mettervi più sul piatto i problemi miei personali, ma questo non è un mio sfogo cercando sostegno da parte vostra, è più una condivisione, no? Un po' come quando facevo andando nei centri sociali, prima o dopo che suonavo parlavo con gli altri ragazzi che avevano problemi e si mettevano sul piatto le questioni, ed è una cosa che non frequentando più, non suonando più, mi piacerebbe fare con voi, creare di nuovo una sorta di centro sociale, di subbuglio, il crocevia che c'erano magnifici in Alessandria, che ora sono diventati un semplice pretesto per andare a fumare le canne. Quindi la chiusura mentale a me è una cosa che interessa perpetuamente, voglio dire, io ci combatto ogni giorno. E a questo proposito vi vorrei citare le magnifiche tavole di Silver relative alle crociate contro l'imbecillità, no? Che sono chiaramente fumettisticamente attratti, chiaramente infantilmente, con gli animali, con il lupo Alberto e per arrivare ai più giovani, ma che di significato sono pienissimo, ovvero io mi rispecchio totalmente, ovvero Enrico La Talpa, che è questo personaggio del fumetto di Lupo Alberto, che con scolapasta in testa e spada di legno, quindi armi e armatura puramente simboliche, dichiara guerra all'imbecillità, ovvero determinati abitanti della fattoria che passeggiano e parlano di luoghi comuni, quindi tipo si parla di politica, ma per me io non voto perché per me sono tutti uguali, oppure hai sentito che bello l'ultimo disco promosso da Amici, hai sentito... Quindi la mia crociata ai luoghi comuni e alla semplicità di come ci si attacca alle cose futili, alle cose stupide, e si denigrano le cose che forse aumentano i propri orizzonti, è costantemente aperta. E il discorso più lampante è questo, è il dubbio che a me viene.
ho sempre, ripeto, per la centesima volta ho avuto degli screzi con i genitori per i soldi, no? Perché per me i soldi comunque portano sempre male, lo stesso avere gli screzi. E quindi io sono dell'idea che i soldi non servono a nulla, però servono, cioè se no non mangi e c'è poco da fare. Però tendo a non usarli mai per robe, cioè io tendo ad andare mai al McDonald's, le scarpe mi bastano quelle da 5 euro, i vestiti me ne strabatto il cazzo e giro con le magliette bucatissime. E tra l'altro questa è una maglietta, questa maglietta qua non la io penso che mi ci farò chiudere con questa maglietta, più che altro perché per me la stessa maglietta del cazzo ha proprio un valore affettivo, ma anche il metterla, quindi buttarla via io piangerei davvero. E quindi il fatto che a me non interessino i vestiti, non mi interessino le cose, ma che spenda i soldi, non tanti, mi dosi chiaramente, uno al mese, ma che spenda i soldi, che ne facevo uno al mese, ora dovrei cominciare perché con un disco al mese, forse un film al mese, è la stessa cosa. Quindi io tendo a catalogare le cose, no? Se per me comprare un disco di Emma Marrone sono soldi buttati, perché il disco di Emma Marrone ti dà puro intrattenimento e non ti insegna nulla, e non ti dà neanche l'intrattenimento, per dire, perché per me la musica di intrattenimento sono i Beatles. Quindi voglio dire, non è una critica, una discussione verso i gusti personali, ma tanto mi sbraneranno nei commenti, ci sarà sicuramente, non mi interessa. Però se i soldi sono spesi per un disco, che ne so, degli ex, vale, la domanda è che faccio bene io a giustificarlo per il fatto che allarga anche i miei orizzonti, perché è musica che io reputo intelligente, oppure no? I soldi spesi in un libro sono soldi spesi meglio che in un paio di scarpe? Secondo me sì, perché comunque è una cosa che amplia gli orizzonti e aumenta un certo tipo di cultura. Il fatto è che comunque la cultura non è essere eruditi. A scuola io adoravo la mia professoressa italiano, mi ci sento anche ancora qualche volta, perché eravamo proprio in sintonia. Quando si metteva su un film di Pasolini, si spiegavano determinati libri, c'era chiaramente la gente in classe, boia che sfavamento, rottura di coglioni, invece me la intendevo proprio, mi piaceva di brutto. E mi aveva spiegato questa bella cosa, la differenza fra essere colti ed eruditi. L'erudito è quello che apre il cervello e butta dentro, no? Quindi butta dentro, un po' come faceva Leopardi, no? Si è aperto questo disco, poi magari era il contrario, forse sto facendo mischioni, però vabbè, buttava dentro e via, no? Ma tutto di tutto. Mentre invece, stanno formicolando le mani, scusate, sembro un cocainomane, fa maledettamente caldo. Mentre invece il colto, l'intelligente, è quello che apprende tre cose di tre materie, ma le sai viscerare a fondo, no? E io tendo a essere un po' erudito, nel senso che mi interesso di tutto, cerco di poter intavolare un discorso con chiunque di tutto, però quando inizia a sfociare il discorso sulla marca dei vestiti, su quanto è bello andare a farsi le lampade, di quanto sono belle le spiagge e di quanto è figa la piscina dei vestiti, tendo a escludermi molto, perché e poi vengo definito lo spocchioso, quando invece io semplicemente non mi trovo a mio agio. E c'è una sottile cosa che non riesco a spiegare mai ai miei genitori, che si chiama astrazione. L'astrazione non è una cosa spiegabile, è quella cosa, chiamiamola così, che ti porta a sentirti non superiore agli altri, ma di fuori dagli altri, che il tuo cervello è talmente pieno di roba e che tu sei talmente stufo di questa roba, come i poeti, come gli scrittori. Cioè la gente non capisce perché Leopardi era zoppo, perché era... la gente dice, oh, povero sfigato, magari invece scrive a me a trombare, perché era, io sto più o meno arrivando a quel punto, no? Cioè, non zoppo, però la mia etica è quella, nel senso che sto arrivando a avere una talmente ampia cognizione del mondo, comunque di tutte le varie cose, sono talmente tante le cose che a me non vanno bene, che sto iniziando a comprendere davvero i romantici, no? I decadentisti, e quindi un Baudelaire, e quindi si iniziano a guardare con altro occhio anche, io non le uso, ma si inizia a guardare con altro occhio anche, io non inizio adesso ma l'ho sempre fatto, chi utilizza gli stupefacenti, no? Magari non la cocaina, ma forse più gli psicotropi, che rendono più l'idea. Io non giustifico chi si droga, è che a questo punto io spero che voi siate entrati talmente tanto nel discorso che abbiate raggiunto il mio livello di astrazione, ecco, forse la spiegazione più adatta per astrazione è questa. Quindi il fatto che io ascolti e comprenda Lou Reed, il fatto che lui utilizza, o Darby Crash, che utilizzassero l'eroina,
non è per drogarsi e per sballarsi, ma è per estraniarsi, o Jim Morrison, cioè per raggiungere un certo livello di astrazione per comporre roba al di fuori di quello che la gente comune non comprende. Ed è per questo che Velvet Underground e Nico a tre quarti della gente di adesso, i ragazzetti, non piace. Perché i dischi di adesso non hanno astrazione. I film di ora non hanno quel multistrato che ci deve essere, che ti fa arrampicare. Cioè, quando io guardo un film dei Coen, quando guardo Mr. Hula Hoop, dopo 20-25 minuti mi sono arrampicato. O quando mi ascolto Revolver dei Beatles, mi sono arrampicato. Che comunque i testi sono scazzati, però la musica è un inglobato, un insieme di intenti, un arrampicarsi che anche se sembra puro intrattenimento o una favoletta, ti porta in un mondo oltre, come Amabili Resti di Peter Jackson, uno dei miei 10 film preferiti in assoluto. Un tema trattato in un modo, un tema così semplice, ma trattato in un modo e portato a un livello visivo, concettuale, e nel modo in cui viene vista, in quel caso di Amabili Resti, la fanciullezza, come viene visto un certo tipo di fatto attraverso gli occhi di un bambino, che per me è ancora più maturo di quelli che gli tagliano le gole. Cioè, è proprio una cosa ampia e la gente non lo coglie, perché come, riagganciando all'inizio il discorso dei miei genitori, non sono mai usciti da quel quadratino di terra. Ma non è un'offesa, è il fatto di non aver mai avuto interesse ad ampliare i propri orizzonti. E il fatto che io mi scontri col 160% della gente, che trovi ben pochi uguali a me, similissimi a me, con i quali riesco veramente a intavolare un bel discorso e sentirmi libero per una volta, è il fatto che, come i miei due o tre colleghi di lavoro, è per questo che io amo tanto il mio lavoro, perché ho trovato veramente con chi parlare di tutto e aprire i miei orizzonti, allargarli forse, è perché le persone una volta forse provavano anche a estendere questi diavolo di orizzonti, mentre invece adesso non ci provano neanche. L'interesse verso la cultura, ma non la cultura intesa come vai, apri il libro e mettiti a studiare, la cultura anche di legge, cioè i tredicenni di adesso non leggono neanche gli Harmony, che sono i libri più da supermercato di merda del mondo, i libri, cazzo, ma leggessero almeno un libro di quel fesso di Fabio Volo, che è spazzatura, ma almeno sai cosa sono due parole. Neanche quello, non c'è neanche la voglia proprio, cioè bisogna avere tutto nel piatto d'argento, tutto subito, e bisogna sempre sottostare a quelli che ti dicono che questa new wave rap che c'è adesso, di questi mongoloidi, Jamie Tyson, Fabri Fibra, Salmo, questa merda, questo schifo, è una rivoluzione nuova, è roba alta, ampia, che finalmente c'è una nuova ventata d'aria fresca. Dove cazzo la vedete voi l'aria fresca, porca troia? Io non la vedo da nessuna parte. Cioè, in negozio, nei miei dischi, le ventate d'aria fresca sono state quattro. La prima, se vogliamo, è la forse il nuovo CD di Bon Jovi, che li ascoltavo a 13 anni, Bon Jovi a me fa cagare, però comunque è diverso dalla solita merda. Un'altra ventata d'aria fresca è, che cavolo ne so, il nuovo CD di Depeche Mode, che è bellino, l'ho ascoltato, il Best of the Joy Division, che sono arrivati, e le scoregge di Fabiano in corridoio, del mio collega, le uniche ventate d'aria fresca, perché poi per il resto non c'è niente, è tutta roba piantata lì, con i CD di amici, le varie robe. È una cosa stupida da dire, ma pigli, vai a casa, metti lo stereo, ascolti. Ripeto, io utilizzo la musica perché è la cosa che riesco a giustarmi meglio, no? Chiaramente ognuno nel suo canale utilizzerà il cazzo che gli pare. Vai a casa, lo butti nel CD e fine. Cioè, non è che lo usa mia madre per pulire per terra il CD a marrone. Non hai bisogno di ascoltarlo in cuffia non fare altro. Come può essere Safe as Milk di Capitan Beefheart, porca puttana? Non è che si può, è una differenza di intenti. Non è che uno è più intelligente o io sono meglio di te, perché non sono meglio di nessuno, cazzo. Anzi, forse, ripeto, io tendo a pensare prima agli altri, e questa completa ignoranza, anzi, non ignoranza, questa spocchia di essere tosti, forti, e poi questa gente piace anche alle ragazze, questa ricerca del figo lampadato, che, ripeto, se tu c'è poi tutto semplicisticamente a questo alla fine, perché non si può parlare di astrazione nell'Italia del 2013. È per questo che io mi sento così di lato, così di fuori, perché non esiste neanche più il portone d'ingresso
ad ampliare i propri limiti. Basta rimanere nel proprio recinto, coi propri dischi di merda da ascoltare, i propri programmi televisivi in cui ci dicono che ci sono due o tre crisi, hanno tentato di far fuori Obama, però alla fine tutto va bene. Quando invece, giorno per giorno, lo vedo io al lavoro con la roba, i tablet, quelle cazzo di smartphone di merda, il fatto che io ho il 3310 e se devo spendo una marea di soldi quando devo fare un abbonamento per il telefono, sono obbligato a mettere internet. Ma non c'è, io ho già tanto che mando i messaggi al telefono, perché devo mettere il cazzo di internet nel telefono? Ma che cazzo, me lo spiegate? Devi farlo, non ci sono altre promozioni. E vabbè, allora continuerò a spendere miliardi, io quel cazzo di internet non ce lo metto, perché non mi serve. Allora, se sono arrivato a un certo punto ad essere obbligato anche ad avere lo smartphone, porca puttana, quando avrò 40 anni, sempre che non ci arrivo, che non mi taglio la gola prima, o che non mi impicco, o che non mi fanno fuori prima, che cavolo devo fare? Cioè, mi imporranno l'Xbox? Io lo vedo adesso, no? Deve uscire l'Xbox, migliaia di lesionati, perché non me ne frega un cazzo, è assurdo. Dai 13 ai 60 anni che vogliono la cazzo di Xbox, una morte neurale totale. E non mi venite a dire porca puttana, ma tanto ci gioco 10 minuti a casa, perché non è vero, perché non è vero, cazzo, perché quando non è vero assolutamente, secondo me sono paraculate. E io non è che denigro, io ho giocato fino a 2 anni fa con la PlayStation. Però non è il fatto di giocare alla PlayStation il fatto, io non critico nessuno, è il fatto di attaccarsi alle puttanate, è il fatto che rimanere, e comunque meglio, e comunque forse, ribaltando il vassoio subito, è sempre meglio il nerd, il videogiocatore pallinato del gagnetto, convinto e idiota che si ammazza di rap, è sempre meglio, perché comunque il videogiocatore ha una cultura... comunque di PC, sa determinate cose, conosce determinati linguaggi e tutto, e basta. È inutile rompere le scatole. E comunque c'è una lobotomizzazione di massa e un rifiuto totale, per l'appunto una chiusura mentale, verso gente anche come me. Perché se io leggo un libro e vado da un tredicenne, mi piglia per il culo. Se gli dico che io ho amato I Promessi Sposi, mi dà dello sfigato e mi dice: perché non ti cali una pasta alla Luna Rossa, a Bosco Marengo? Per forza, è normale, cioè per me non lo è. E comunque questo per me, non mi rompete i coglioni, è dovuto da un miliardo di cose. La prima di queste sono il pallone, che rincoglionisce totalmente, non come sport in sé, ma per il fatto di sempre i soldi, il fanatismo, la merda. Io detesto il pallone, l'ho sempre odiato, mi sta proprio sul cazzo, sono di parte, lo odio proprio. Però forse è il mio neo, comprendo che è sbagliato odiare lo sport, a me gli sport li ho provati tutti e li odio tutti. Però, tolto questo, perché per me è spocca, lo prendo i coglioni. Io ho sempre prediletto la cura cerebrale a quella fisica, cioè non me ne frega un cazzo di solario, me ne strafotto della forma fisica, e se muoio a 30 anni me ne frega niente, meglio morire col cervello grosso che col fisico, e basta. E comunque, tolto questo, non mi voglio mettere, come ho detto prima, porre al di sopra degli altri. È il fatto che se una volta c'era il gonfiato, però alto, più o meno, adesso bisogna essere tutti palestrati, tutti lampadati, dobbiamo ascoltare tutti i Fedez, bisogna avere tutti lo smartphone e i tablet, e non bisogna più leggere, non bisogna più fare un cazzo. E quelli come me, che sono ancora legati a un certo tipo di... che non sono mai stati legati a niente, ma che e che sono totalmente di fuori a questo, sono proprio tagliati fuori. Cioè l'alternativo negli anni 80 trovava rifugio in comunità, nell'hardcore, nel 2013 in Italia io non sono poi alternativo, perché l'alternativo è anche una moda, poi in realtà il no global, chiamiamolo così, ma no global non per scelta sua, perché io da domani pianto la bandiera con la scritta no global, facciamo il partito, come vabbè evitiamo. Io dico proprio non prova, come nel senso che le esperienze della vita, i fatti, le cose che a me hanno iniziato a non andare più bene, mi hanno portato a prendere determinate decisioni, a fare determinate scelte. Cioè per me questo è essere no global, il fatto di aver preso coscienza di quello che sta accadendo è essere no global, e non essere alternativo. Alternativo è prendere, andare fuori e dire: io faccio il yeah, c'è la maglietta col teschio, allora sei un metallaro. Quello è l'alternativo, che è forse peggio degli altri. L'essere proprio di fuori è un'altra cosa. Quindi, se
voi che mi seguite siete un po' young artist come me, mi piacerebbe, magari anche in privato, se non vi va di scriverlo, di condividere, cioè di buttare proprio, perché io, ripeto, sto entrando, ormai giugno, luglio, agosto è il mio periodo cupo, nero, quindi aspettatevi più o meno recensioni di roba trista, proprio morte. E tolto questo, tenderò a fare un po' più di questi video, un po' più a scazzo, saranno più lunghi, non li guarderà nessuno e avrò mille critiche, però vabbè, va bene lo stesso. E niente, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ancora nel tubo.